Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi facciamo un bel vlog, forse uno dei vlog più attesi dell'anno, visto che in questo periodo mi state letteralmente bombardando di richieste via mail per questo video, ovvero il video per gli acquisti, per i consigli per gli acquisti natalizi, ovviamente acquisti high tech, non scarpe e abbigliamento, quindi smartphone principalmente, che è quello di cui si occupa il mio canale, però anche magari metterò vicino qualche offerta interessante su qualche computer magari, oppure su accessori simpatici da regalare ad amici o anche prenderli per voi, ecco. Prima di cominciare però voglio dire qualche cosa, prima di tutto che il video di quest'anno voglio farlo un po' più corto, non voglio parlare 20 minuti di fila, cazzo dico. Se vi interessa un telefono in particolare trovate la recensione sul canale e comunque tutti i telefoni che voglio consigliarvi, anche se me ne dimenticherò qualcuno nel video, li trovate qua sotto in descrizione o nell'info box, come va di moda chiamarlo, quindi vi consiglio di farci un salto in generale in ogni video, perché spesso metto link all'acquisto e trovate qualche informazione sul canale, però in particolare questo video, il cuore di questo video è nel canale, nell'info box, dove trovate tutti i telefoni che consiglio, ribadisco. Ok, per di più magari adesso non ci saranno tutti, ma in queste 2 settimane che mancano a Natale vedrò di aggiornare la lista se troverò qualche offerta particolare. Seconda cosa che voglio dire è che metterò soltanto link per l'acquisto online, perché comunque sapete che ritengo molto svantaggioso comprare in negozio, a meno che non ci siano offerte molto molto interessanti, cosa veramente rara. Di solito le offerte medie dei negozi sono la normalità per i negozi online, molto affidabili, quindi andate tranquilli. Quindi vi spiego il motivo per cui trovate link per l'acquisto online. Se trovate dei telefoni cinesi magari senza il link per l'acquisto su Amazon è perché non li ho trovati su Amazon o perché hanno prezzi troppo alti, e vi consiglio di andare su altri shop come magari Grosso Shop, Gearbest e chi più ne ha metto, ormai ce ne sono, Honorbuy, ce ne sono veramente un'infinità. Terza cosa, come sapete magari non tutti sanno, alcuni di voi sì e già mi danno una mano, i nuovi no, ho una partner con Amazon, quindi metto link per l'acquisto di prodotti e mi fareste un grandissimo favore, soprattutto quando dovete comprare cose su Amazon che vi servono, a passare attraverso i miei link che trovate o sul sito esperienzamobile.it, c'è un banner sul lato destro, oppure trovate il link in descrizione. Come dico sempre, potete comprare quello che vi interessa, che sia uno smartphone o anche che sia un paio di scarpe, uno zaino, quello che volete, che però basta che partiate dai miei link. Quindi dovete comprare 10 cose, aprite uno dei miei link qualsiasi, anche su un telefono che proprio vi fa schifo, però poi da lì, da quella pagina che si apre, fate la ricerca e Amazon saprà che siete partiti da me e quindi mi darete una piccolissima percentuale, si parla veramente dell'1% dell'acquisto, però che è molto molto utile per il canale, perché sapete che il canale comunque non è che mi faccia guadagnare chissà quanti soldi, e spesso i telefoni devo comprarmeli, quindi poi rivendendoli ci perdo e diciamo che a volte sono con l'acqua alla gola, quindi anche piccoli aiuti di questo genere, soprattutto in questo periodo natalizio, mi fanno molto comodo. E se volete darmi una mano insomma, fatelo pure così e niente, tutto qua. E questo vale per tutto l'anno, quindi ogni volta che dovete acquistare qualche cosa, se vi ricordate di darmi una mano e partire dai miei link, mi fate un grandissimo favore, ecco. Quindi chiusa parentesi pubblicitaria. Quarta cosa è di andare sulla mia pagina Facebook e lasciare un bel like alla pagina Facebook per seguirmi, perché lì spesso, soprattutto a dicembre, metterò qualche offerta, magari di quelle lampo su Amazon che escono in giornata per qualche telefono, qualche prodotto interessante, ve la pubblico lì, così non serve che andate voi a cercare ogni giorno, però se seguite la mia pagina vi arriverà su Facebook la notifica e vedrete queste offerte che spesso sono anche molto interessanti. Per di più, oltre a questi piccoli vantaggi, metto spesso un po' di anteprima di quello che sto provando, vi dico anche delle curiosità, mie opinioni, vi chiedo le vostre opinioni, quindi c'è un dibattito un po' più diretto con voi utenti, quindi mi farebbe un grande piacere anche se mi seguiste sulla pagina Facebook, sia per appunto per avere un contatto più diretto, ma anche per informare quando c'è una novità in tempo reale anche voi che mi seguite. Quindi ecco, queste sono le premesse a questo video, che sarà già più lungo di 5 minuti solo per questo, però è tutto molto importante, soprattutto l'acquisto su Amazon attraverso i link e la pagina Facebook. Allora, cominciamo come ogni anno, direi di dividere in fasce di prezzo, anche se ormai è molto relativo, perché diciamo che potrei dividere da 100 a 200, però poi in realtà a 230 si trova qualcosa molto meglio rispetto a quello che costa 180, quindi a quel punto vi consiglierei di spendere 40 euro di più e fare un piccolo investimento, è tutto relativo, quindi dividiamo per fasce, per comodità, ma sappiate che in realtà
Ecco, adesso lo dirò nel video, ci sono dei telefoni che per 40-50 euro in più li consiglio molto più caldamente rispetto a quelli di fascia più basse. Partiamo dalla fascia 100 euro, allora, telefoni Android consiglio Motorola Moto E di terza generazione, no, di seconda generazione 2015, ovviamente link in descrizione come di tutto il resto. Cosa dire, molto interessante, l'unica pecca secondo me è che manca il flash per la fotocamera, ma per il resto è indubbiamente un ottimo prodotto. E poi consiglio Xiaomi Redmi 2. Redmi 2 che forse addirittura forse è un po' meglio secondo me del Motorola Moto E, però sappiamo che molti di voi magari non si fidano di comprare smartphone cinesi, quindi vabbè, ho dato le due opzioni, una classica con una marca tradizionale e una marca cinese che comunque è fra le migliori sul mercato in generale e forse la migliore cinese in assoluto. Quindi, e comunque anche la maggior parte dei telefoni cinesi di cui parlerò li trovate su Amazon, quindi andate tranquilli su Amazon con tutte le solite garanzie e non avete nessun tipo di problema. Tra l'altro vi informo che parlerò di un sacco di telefoni cinesi quest'anno, perché purtroppo per me non è un purtroppo, però per molti di voi magari che non si fidano potrebbe essere uno svantaggio. I telefoni cinesi quest'anno c'è poco a fare, danno il bago, se così viene a dire in slang, danno veramente tanta polvere alla maggior parte dei telefoni di marche più blasonate che trovate facilmente in negozio. Quindi parlerò molto anche di quelli, ma in descrizione metterò anche delle alternative sicuramente di marche tradizionali che spesso però costano di più e offrono anche di meno. Quindi qua ve lo dico, io vi dico anche che c'è da fidarsi assolutamente di marche come Meizu, Xiaomi, Oppo e chi più ne ha più ne metta, Lenovo, e quindi andate veramente tranquilli. Comunque in questa fascia di 100 euro questi due principalmente, però vi farò un discorso anche più generale. Se volete comunque un telefono con prestazioni più alte e non avete problemi a prendere telefoni cinesi, vi consiglio di dare un occhio ai tutti i vari cinesi invece di scarsa qualità, possiamo dire, perché comunque ci sono cinesi di buona qualità, tipo quelli che ho appena citato poco fa, e cinesi invece proprio tutti uguali, di qualità medio-bassa, che comunque però hanno schede tecniche importanti, ovvero penso a tutti gli iPhone, addirittura a breve dovrebbe uscire un iPhone con un processore ovviamente con l'Helio X10, 16-13 megapixel, Full HD di tutto di più, a 100 euro, quindi se veramente uscisse, adesso non mi ricordo il modello, sarebbe insomma un'offerta molto allettante. Oppure penso comunque a tutti i vari Zoppo, ai vari Ulefone, Elefone, THL, ce ne sono così tanti che neanche mi ricordo i nomi adesso, però fateci un salto perché li trovate sui vari siti come sempre, Gearbest e chi più ne ha più ne metta, li trovate sui 120-130 euro e di solito hanno comunque 2 giga di RAM, 16 giga di memoria, 13 megapixel di fotocamera, sono tutti numeri che però alla fine sì, non è ovvio che non rispecchiano poi veramente quello che dicono sulla carta, però vanno comunque più che bene, hanno tanta memoria interna, hanno abbastanza RAM, non verranno mai aggiornati, però qualità costruttiva discreta, qualcuno ha dei difetti sicuramente di costruzione, è un po' il rischio da correre per pagare così poco, però c'è anche quell'opzione lì. Quindi per chi magari non si accontenta di specifiche basilari e vuole spendere comunque poco e magari avere anche un dual SIM con uno schermo grande, allora vado su quei cinesi lì, alla fine costano poco, c'è qualche rischio, ma mediamente li ho fatti prendere a tanti miei amici, o comunque vendevo quelli che usavo io per le recensioni, tutti li usano da qualche mese, qualche rallentamento ogni tanto c'è, però sono tutti contenti del rapporto qualità-prezzo, di quello che hanno speso e di quello che hanno adesso, quindi andate tranquilli. Saliamo di fascia, parliamo di fasce dai 150 ai 250 euro circa, anche qualcosa di più, e qua ci metto dentro veramente la creme della creme, perché secondo me quest'anno la fascia 150-300 è quella più interessante. Sempre stando in ambito smartphone cinese trovate due dei telefoni più venduti di quest'anno, ovvero il Meizu M2 Note, che ho usato anche per un periodo e mi è piaciuto veramente molto, bel design, ottima scheda tecnica, buone prestazioni, bella l'interfaccia e affidabile la marca, quindi assolutamente consigliato, link in descrizione. Acquisto su Amazon, 170 euro, versione internazionale con italiano e Play Store, quindi nessun problema. Poi consiglio Xiaomi Redmi Note 2, anche questo cinese, marchio top assolutamente, con caratteristiche addirittura superiori al Meizu, con il processore Helio X10 che è quello del, per intenderci, dello Stone X1 che costa 300 euro, 2 giga di RAM, Full HD, buona fotocamera, anche qua 16 giga di memoria, 4G, veramente di tutto a 180-200 euro massimo, assolutamente consigliato. Marchi, stando su marche più classiche, cosa posso consigliare? Vabbè, Motorola Moto G, ovviamente di terza generazione, vi consiglio la versione 2 GB di RAM e 16 GB di memoria, quindi
siamo sui 200 euro su Amazon, ottimo telefono, marchio diciamo più affidabile secondo la maggior parte degli utenti non esperti, anche se vi dico che in realtà è affidabile tanto quanto. Vantaggi, li sapete, Android Stock, aggiornamenti molto più rapidi rispetto a molte altre aziende, ottima la parte della ricezione, se veramente un signor telefono, per quella fascia di prezzo fra i migliori che potete trovare anche in negozio. Poi vi consiglio tutti i vari Asus Zenfone 2 che trovate. A me quelli non fanno impazzire, sì, mi piacciono, ma non so, non hanno quella marcia in più che forse vedo in altri prodotti come i Xiaomi, i Meizu, anche semplicemente. Sono comunque ottimi prodotti, quindi se vi piace, se vi piace l'interfaccia, se vi piace il design, prendeteli senza alcun tipo di problema, perché sono ottimi dispositivi. Poi penso, sto andando a memoria adesso, Samsung è nelle fasce basse, li sconsiglio abbondantemente. Quest'anno l'S5 Neo si salva, se lo trovate sui 250 fateci un pensierino, però ovviamente non di più perché c'è di meglio. E basta, a questo punto passiamo sulla fascia 300 euro, ah sì, ovviamente nella fascia 250-200 ci metto anche LG G2 che è quasi immortale, che l'ho trovato a 220 euro, 32 giga ormai, che rimane tuttora un signor telefono, ovviamente non verrà più aggiornato, rimarrà Android 5 quasi sicuramente. Consiglio il G3 che si trova a 250 ed è un top di gamma dell'anno scorso. Consiglio lo Xiaomi Mi 4, consiglio lo Xiaomi Mi Note, ma qua siamo già nella fascia 300 euro di cui parliamo adesso. Passando di fascia, Xiaomi Mi Note, consiglio il... adesso stanno uscendo anche tutti i vari Meizu Metal e Xiaomi Redmi Note 3, siamo sui 250, sono ottimi, sono praticamente l'evoluzione del Redmi Note 2 e del Meizu M2 Note. Quindi sono in metallo con le impronte digitali e specifiche ancora leggermente superiori, quindi vale assolutamente la pena prenderli. Nella fascia di prima non ho detto anche magari i vari Wiko Fever, altri Huawei anche di discreto livello, li metterò in descrizione perché magari sul momento non mi vengono tutti. Comunque la fascia media per la maggiore, questi marchi qua, Huawei, marchi cinesi molto affidabili, Motorola, altri, sinceramente... Salvo qualche offerta particolare online, non mi viene in mente niente perché i prezzi di listino sono tutti un po' troppo alti. Però se mi verrà in mente lo trovate in descrizione, quindi prima di dire ma non hai parlato di questo, fate un salto, leggete le fasce e vedete se c'è anche il vostro consiglio, perché spesso capita anche di queste cose. 300 euro, allora, Zuk Z1, anche qua Zuk, direte che marchio è, ma che cosa mi consigli? Ok, Zuk è un marchio che trovate su Amazon, 300 euro circa. È un marchio di Lenovo, quindi molto molto affidabile. Lenovo è un leader nella produzione di computer, quindi andate tranquilli. Ed è un telefono che veramente offre tanto. Offre processore che non sarà 64 bit, ma è un top di gamma di un anno e mezzo fa circa. Un anno fa anche, con comunque caratteristiche al top come display, batteria scandalosa. Veramente mi dura 7 ore di schermo attivo. Impronte digitali velocissime, USB Type-C, ben costruito. Insomma, andate tranquilli con quel telefono. Non avete alcun tipo di problema, abbiamo anche la CyanogenMod a bordo, quindi bella l'interfaccia. Poi vi consiglio il OnePlus X, leggermente più piccolino come telefono, magari per molti di voi che vogliono un telefono portatile con buone prestazioni, potrebbe essere è anche molto bello da vedere, esteticamente ben costruito, potrebbe essere una soluzione. OnePlus sapete che è un marchio cinese che si è fatto strada, ormai lo conoscono tantissimi anche qua in Europa. Poi consiglio assolutamente Xiaomi Mi 4C, che è uno ovviamente dei, secondo me, dei telefoni con miglior rapporto qualità prezzo, visto che siamo sui 250 euro, abbiamo 3 GB di RAM, ovviamente consiglio 3 GB di RAM e 32 di memoria interna, un Full HD, processore Snapdragon 808 super performante secondo me, con dei consumi abbastanza ridotti e anche un bel design, non sarà in alluminio o in vetro come il OnePlus X, però ha un bel policarbonato, bello sottile, bello leggero, veramente un bel telefono, anche questo abbastanza compatto, che consiglio a chi vuole un telefono dalle ottime prestazioni, non tanto ingombrante. Questo direi che questo e il OnePlus X sono i due migliori ormai da consigliarvi per telefoni compattini, diciamo, e performanti, perché comunque lo Z3 Compact costa un po' di più ancora, e secondo me è inferiore a questi due, diciamo è paragonabile al OnePlus X ma è inferiore secondo me al Mi 4C, mentre lo Z4 Compact costa tanto, tanto di più e insomma non è che apporti chissà quali migliorie, quindi per quest'anno quello lì lo scarterei.
altri telefoni in questa fascia sui 300-350, vabbè, con un po' di fortuna magari trovate sui 350 o un po' di meno il OnePlus, OnePlus 2, molto buono anche quello, Snapdragon 810. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato, ok, lo Snapdragon 810 è stato tanto criticato, però in realtà è migliorato parecchio in moltissimi telefoni, come per esempio l'LG G Flex 2, che ormai si trova sui 270 euro ed è un top di gamma attuale ad un prezzo scandaloso, quindi anche lì critiche per il riscaldamento e per la batteria. Un mio amico ce l'ha, mi ha fatto dei miglioramenti, mi ha detto che veramente ha molti meno lag, non scalda più di tanto e c'è una potenza non da poco. Per di più il design a me piace moltissimo, quindi per meno di 300 euro, se volete un top di gamma attuale e vi piace il design, andate di LG G Flex 2 perché è tanta roba secondo me. Dicevo, poi sì, tutti i vari OnePlus, oppure altri, sì, Huawei o Honor 7 magari possiamo metterci un sacco di altri telefoni cinesi che ho provato, buoni, che al momento non mi vengono in mente, ma trovate in descrizione nella categoria, nella fascia di prezzo. Stando su marchi più tradizionali, allora io non l'ho provato, potrei dire il Moto X Play, c'è una buona batteria, l'hardware non è chissà che, però mi fido di Motorola e potrei consigliare anche quello, però al di sotto dei 300 euro sicuramente, non di più. HTC in questa fascia non c'è nulla che mi convinca, Samsung siamo ancora troppo, insomma, online non si trova niente ancora a questo prezzo di... Sì, forse il Note 4 adesso è sceso sui 400, ma siamo già su una fascia più alta. Sui 300-350 massimo di Samsung sconsiglio quasi tutto, a parte l'S5 Neo, però nella fascia dei 250-270. Altre aziende, Huawei appunto, l'Honor, sì vabbè, Honor, Huawei... Vabbè, Huawei anche G8, se lo trovate sui 299, interessante, non è il più potente, ma offre una buona batteria, un bel design, tante piccole soluzioni interessanti, scusatemi, quindi anche G8 fa il suo, anche G7 l'anno scorso, ormai si trova a 200 euro, è ancora un buon telefono, insomma, potrei stare qua a parlare 3 ore, alla fine il video dura un sacco, io non ce la faccio a parlare poco, c'è poco da fare, potrei stare 4 ore, mi vengono fuori i telefoni solo a pensarci, però... Io qua cerco di dirvi quelli più convenienti, poi ovviamente se vi piace qualcuno in particolare magari vi metterò anche il link di quelli, però sì, sappiate che ce ne sono veramente troppi buoni che posso consigliarvi, ecco. Pure proseguendo con altre aziende, Sony in quella fascia non ha molto, LG, insomma, LG quest'anno non è che mi abbia proprio entusiasmato come un annetto e mezzo fa, ha fatto telefoni discreti ma nulla di eccezionale, se non i G4 che però è una fascia un po' più alta, insomma, quindi niente. Passiamo direttamente alla fascia di top di gamma, poi andate pure in descrizione. Top di gamma consiglio ovviamente il G4, si trova sui 400 euro circa, Note 4 che tuttora rimane un ottimo telefono, sui 400 euro anche un po' meno forse. S6 che quest'anno mi è piaciuto, non come l'anno scorso l'S5, quest'anno l'S6 è venuto fuori molto bene, l'ho trovato in offerta sui 420-400, anche in negozio verranno fuori. L'S6 Edge è molto bello, ma costa 100 euro di più, va uguale, è un po' più fragile, insomma fate voi, se vi piace veramente così tanto, comunque ci può stare, ma io prenderei l'S6, questo lo sapete. Boh, è LG G Flex 2, però 250 ed è un top di gamma. A breve dovrebbe uscire il Mi 5, ma non uscirà prima di Natale sicuramente. Il Mi Note, anche il Mi Note classico, che va però, si trova anche di meno, insomma. Top di gamma di fatto di... Top di gamma Android sono questi, G4 e S6 e anche Note 4 possiamo mettere, più troviamo i vari Nexus nuovi, il Huawei Mate S, veramente eccezionale anche quello, un bellissimo telefono, prestante, fluido, veramente top. Ovviamente ci mettiamo il Meizu Pro 5 che ho provato da poco, che costa 450 euro ma è veramente una bomba, l'hardware più potente al momento sul mercato praticamente. Poi possiamo metterci... il Mi Note Pro, però boh, non è stato un gran successo, costicchia, bah, c'è di meglio, diciamo io ovviamente. Di marchi classici possiamo metterci il Motorola Moto X Style, che non ho provato ma è molto buono, l'ho provato, c'è un mio amico che non vuole prestarmelo, ma perché lo usa un sacco, però si trova molto bene, l'ho visto, sicuramente Motorola è sinonimo di qualità, quindi andate tranquilli. Nexus 5X, sì, anche quello per 350 euro, buono. Diciamo che quando troverete a 350 il 32 giga, quindi fa qualche mese, potrebbe essere anche quella un'ottima soluzione perché è un bellissimo prodotto. Non è come magari il Nexus 5 come rapporto qualità prezzo, ma vale i soldi che costa senza dubbio.
Ho detto praticamente tutto, questi sono un po' i telefoni migliori dell'anno, indubbiamente. Sì, lo Z5 è anche buono, ma costa. Sì, anche qua, buono fino a un certo punto, ecco. Anche prima ho detto Z4 Combat, volevo dire Z5 Combat, ovviamente. Non so, non mi vengono, quest'anno veramente un po' carente, secondo me, dal punto di vista novità sui marchi tradizionali. I cinesi hanno spinto molto di più e si sono fatti notare molto di più. Infatti, se notate, la tendenza di tutti i nuovi recensori è quella di provare sempre più cinesi e un po' meno telefoni di aziende tradizionali, perché veramente io vedo un po' di crisi, nel senso tutti i telefoni uguali, 20.000 modelli, sia LG che Samsung, che tutti, insomma, 10 modelli tutti uguali, che in uno mettono il sensore di luminosità, in uno non lo mettono, in uno c'è lo Snapdragon 410, nell'altro lo Snapdragon 400, però uno ha 1 giga di RAM, quell'altro ne ha 2, uno ha 8 giga di memoria, quell'altro ne ha 16, però ha la fotocamera senza il flash, insomma, veramente cose senza senso. Vedo proprio telefoni buttati lì per fare numeri, per fare nomi, per fare un po' di vendite in più, però quelli proprio non li consiglio. Quindi i cinesi magari fanno 20.000 modelli, ma almeno sono tutti più o meno buoni, prezzi molto più buoni rispetto a quelli dei telefoni classici, e insomma, e ormai hanno anche qualità e interfacce paragonabili, se non superiori, ad altri marchi. Quindi assolutamente questo è da dire. Non dico rammaricato, mi spiace anche a me che aziende più famose non facciano prodotti competitivi da questo punto di vista, però devono darsi una svegliata, questo è poco a fare. Come anche mi dispiace, tra virgolette, che in negozio ci siano ancora questi prezzi altissimi, però capisco anche il perché ormai in Italia soprattutto ci sono delle leggi, delle cose che lasciano il tempo che trovano. Parlando di altre aziende, di altri sistemi operativi, cosa posso dire? Beh, ovviamente iPhone top di gamma, lo mettiamo lì, costa tanto, vi consiglio ancora un 6, secondo me, se volete prendere un telefono e spendere un po' di meno, e prendere il 7 il prossimo anno, o fa 2 anni, quello che è. Altre cose, Windows Phone, ovviamente 950, Lumia, che devo ancora provare, però sono sicuramente ottimi prodotti, e vi consiglio anche dei Lumia, come sempre, nelle fasce basse, dai 100 ai 150 euro, potete prendere o quei Android che vi ho detto all'inizio, oppure andate su Lumia, che comunque hanno buone prestazioni, buone fluidità, e costano abbastanza poco. Nella fascia media vi sconsiglio sinceramente di andare a prendere un Windows Phone, perché trovo ancora un po' indietro rispetto a molti Android di buon livello. Bene, questi erano un po' i consigli sui telefoni di quest'anno, link in descrizione, mi raccomando, comprate pure dai miei link, faccio big money, no scherzo, ovviamente fidatevi che si parla di pochi euro, però tutto fa brodo per aiutare il canale veramente a crescere, a prendere le attrezzature, i telefoni soprattutto, eccetera. Accessori, vabbè, anche qua vi metto qualche link di qualche accessorio interessante, bei regalini da fare ai vostri amici, magari senza impegno, senza spendere tantissimo. Sono Xiaomi Mi Band, quindi il braccialetto per il contapassi e il battito cardiaco, non li trovo molto utili, ma ci sono. Power bank a manetta, come ogni anno, consiglio magari almeno una 5-6 mila mAh, di quelle di dimensioni non troppo grandi, perché sennò, se volete prendere una power bank grande così, vi consiglio una 25 mila mAh, le trovate a 25 euro scarsi e via, non che recensite. Però vi consiglio magari quelle un po' più carine, sui 15 euro, 6 mila mAh, piccole così, sottili, portatili, e magari col cavo integrato, molto comodo. Oppure, se volete altri regalini del genere, potete comprare una cassa, le casse di quelle Bluetooth che provo spesso ultimamente, sono interessanti, 20 euro, vi togliete l'ospizio o fate un regalino, insomma, carine da vedere, fanno loro, Bluetooth, microfono, fanno più o meno di tutto, ci sono anche quelli impermeabili. Questi sono i regali che più mi vengono in mente, diciamo, high tech, che costino anche poco, se no, per l'inverno magari una bella cuffia di quelle con gli altoparlanti integrati, che io ne ho una e la uso abbastanza d'inverno, perché comunque vado spesso in montagna e non mi spiace, anche il casco con le cuffie, ma quelle lì sono cavolate, insomma, durano, si rompono facilmente e vabbè, lasciano il tempo che trovano. Niente, con questo video più o meno ho detto tutto, ripeto, adesso la lista è quella che è, non so quanto la farò lunga perché adesso la scriverò subito dopo il video, però sicuramente datemi un po' di giorni che mi metterò a cercare le offerte, le scriverò, aggiungerò offerte e telefoni alla lista, quindi mi raccomando, tornate a fare un salto sul video, io metterò questo video come video copertina del canale, quindi appena aprirete il canale basterà cliccare sul video iniziale e troverete questo video, insomma, con tutta la lista aggiornata. Vi consiglio anche di seguirmi sulla pagina Facebook per il discorso delle offerte natalizie e per seguirmi in generale, visto che ho un rapporto più diretto, mi date consigli, metto delle curiosità anche sulla mia vita magari fuori dal canale se vi interessa, eccetera. E basta, più o meno
ho letto tutto. Adesso in questi mesi, intanto, ah sì, poi insomma vi ringrazio anche per il superamento dei 45.000 iscritti, veramente un bel traguardo. In questo mese passato e forse anche in questo che verrà non sono stato molto, molto presente perché ho avuto un po' di problemini nella vita privata, insomma capita, quindi sono un po' giù, però adesso ho tanti buoni propositi, mi rimetterò sicuramente in carreggiata. Prima o poi vi assicuro che, se, che magari verrà dopo Natale, ma mi metterò anche a fare le recensioni scritte sul sito, che comunque ha due nuovi, diciamo, supervisori che scrivono articoli. Tra l'altro, se siete interessati magari a scrivere articoli però in modo serio, quindi vi prendete la responsabilità, mi scrivete, voglio aiutarti sul sito, contattatemi pure alla mail, poi vi girerò alla persona che adesso segue un po' di più il sito. Però dovete essere persone serie che scrivono almeno uno o due articoli a settimana, che non tirino pacchi, perché questo, diciamo che non è una cosa secondo me tollerabile, neanche molto corretta, quindi ci vuole un po' di correttezza. Se siete veramente persone serie interessate a scrivere, vi piace fare articoli, allora scrivetemi pure e vi girerò poi a chi si occupa del sito in questo momento. Bene, ho detto praticamente tutto, se avete domande particolari fatemi nei commenti, anche qua è da un po' che non rispondo per questi problemi che vi ho accennato, insomma, però anche qui adesso magari mi metterò a rispondere, non a tutti, anche voi, se vedete che ci sono domande simili nei commenti, non rifate, aspettate che risponda uno di quelli che ha fatto la domanda, ma magari mettete un like a quella domanda, a quel commento, io cercherò di rispondere ai commenti con più like o comunque ai commenti più importanti, ecco, perché veramente ormai cominciate ad essere tanti e starci dietro, vi assicuro che sembra una cavolata, ma è molto molto impegnativo, soprattutto considerando che io i video li faccio come hobby spinto, ma non come lavoro, ecco, quindi considerate anche questo. Chiudiamo, come sempre però, non vi ho ancora chiesto, un bel like a questo video, la condivisione soprattutto con i vostri amici che ogni anno vi rompono le scatole chiedendovi consigli per i telefoni, giratevi questo video, il gioco è fatto, e basta, anche le condivisioni sono sicuramente una cosa che molto aiuta il canale, aiuta con le iscrizioni, aiuta a farmi conoscere, sarebbe bello che mi aiutaste anche da questo punto di vista, ma soprattutto anche con i like, perché anche questi, adesso sembra uno che accatta like eccetera, ma in realtà cerco solo di farvi capire ogni volta quanto per noi, per tutti i recensori, per tutti gli youtuber, sia importante avere il like al video, perché non per nostra, che ne so, abbiamo 300 like, 1000 like, ma perché comunque dà visibilità al video e viene visto da più gente, quindi dà una mano anche al canale a crescere più velocemente, quindi sono tutte piccole cose che a voi non costano nulla fondamentalmente, sia il click sul link, il click sulla pubblicità eccetera, che però danno una grande mano ai canali che soprattutto come me non fanno video stupidi magari dove non devono avere nessuna risorsa, basta avere una videocamera, una faccia da culo di due monate e fanno visualizzazioni. Questo qua è un canale che comunque ha dei costi, attrezzatura in primis, telefoni soprattutto, che comunque, insomma ragazzi, se vi dicessi quando spendo a comprare telefoni, rivenderci, quando ci perdo, vi fareste due conti, direste vabbè allora una piccola mano forse potrei anche dargli. Quindi tutto qua, giusto per farvi capire che non è tutto bello, rose e fiori come magari molti di voi pensano, perché è un lavoro che da po', cioè dà soddisfazione, però non porta, vi assicuro che non porta guadagni, non porta tanto stress, però porta anche soddisfazioni, però tutto nel giusto mezzo, nel giusto equilibrio, non c'è nulla di regalato e di facile come forse molti di voi pensano, ecco, quindi giusto due considerazioni anche finali. Per questo video era tutto, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!